Countdown per la raccolta differenziata presentato ieri sera a Palazzo Dalì, il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta che partirà a gennaio nel territorio di Trapani, in fase di avvio alla distribuzione dei contenitori. Buongiorno e bentrovati tutti voi e con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Ecco il nostro servizio. Il nuovo sistema di raccolta differenziata è stato illustrato dal sindaco Giacomo Trancheda e dall'ingegnere Giovanni Picone di Energetica Ambiente, la società che si è aggiudicato l'appalto della SRR Trapani Nord. Per presentare le modalità del servizio porta a porta, ieri a Palazzo Dalì si sono tenuti due incontri. Il primo di mattina con gli amministratori di condominio, il secondo nel pomeriggio con i rappresentanti delle associazioni presenti nel territorio, dei comitati di quartiere e dei gruppi spontanei di cittadini. L'amministrazione comunale ed Energetica Ambiente puntano a coinvolgere tutte le realtà presenti nel territorio, comprese scuole, parrocchie e centri sociali. Ci sono infatti da distribuire i contenitori per le differenziate alle 28.000 utenze. Dopodiché il servizio entrerà nel vivo. Ma il passaggio dal vecchio al nuovo sistema avverrà gradualmente, procedendo per step. Si partirà dalle frazioni sud e dal centro storico per poi arrivare nel resto del centro urbano, fino ai quartieri popolari, mentre attività commerciali inizieranno da subito con il nuovo sistema di conferimento negli appositi bidoni che saranno registrati all'utente a cui sono stati assegnati. Pensiamo innanzitutto alle zone, alle frazioni sud del territorio trapanese, e dunque da Loco Grande a scendere verso il centro della città e dal centro storico a salire fino ai quartieri popolari. Si inizierà al pari con tutte le utenze commerciali, dalla ristorazione alla grande distribuzione. Si passerà poi alle utenze condominiali. Insomma, ci sono 28.000 utenze, cittadini, famiglie, attività commerciali da coinvolgere. I contenitori saranno consegnati da Energetica Ambiente. Al contempo sarà avviata una massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione. Tra le priorità, oltre alla distribuzione dei contenitori per la differenziata, c'è la necessità di far conoscere a tutti le corrette modalità di raccolta, come rimarcato dall'ingegnere Giovanni Picone, che si è soffermato sulla affidabilità del servizio e al contempo sulla necessità di coinvolgere tutte le realtà che possono dare una mano nell'avvio del nuovo servizio, che, secondo quanto prospettato dal sindaco Tranchida, dovrebbe entrare a regime in tutto il territorio comunale già a metà febbraio. Gradualmente i cassonetti verranno tolti nel momento in cui in maniera massiccia si arriverà nelle case delle abitazioni dei traponesi a consegnare i piccoli contenitori per la raccolta differenziata e dunque partirà il servizio. Torno a ripetere, partiremo per zone della città, non partiremo ovunque perché il rischio è che facciamo un po' troppo, insomma, non dico di confusione, ma che ci sia una disorganizzazione generale. Accanto a questo partirà una massiccia campagna informativa e di sensibilizzazione. Per imparare, oserei dire, perché a Dio molti già sanno come si fa, il modo corretto per fare la raccolta differenziata. E da lì a cascata poi insomma cercheremo anche di mettere su delle altre azioni che sicuramente hanno un solo obiettivo, quello di rendere Trapani più pulita, e se Trapani è più pulita è più bella. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo con le prossime notizie. La festa di Santa Barbara, vigili del fuoco e militari della Guardia Costiera hanno celebrato questa mattina la ricorrenza della loro protettrice. Preso baby rapinatori, si tratta di un minore tunisino che avrebbe preso di mira tre coetanei in due distinti episodi. Adesso si trova in carcere. 70 anni di autonomia si sono concluse a Custonaci le iniziative per celebrare il 70° anniversario dell'ottenimento dell'autonomia amministrativa. Il Borgo dei Presepi dal 7 dicembre al 6 gennaio torna a Erice Natale.
previsto un ricco programma di iniziative che per un mese animerà il centro storico ericino. Per lo sport, battuta d'arresto per il Marsala. In Serie D la società lillibetana viene sconfitta dalla Palmese per 2-0. In Eccellenza il Dattilo strapazza il Castelbuono ed il Mazzara conquista 3 punti. Birgi ed il Pozzo di San Patrizio. I sindaci rimandano al mittente l'invito del governatore per entrare nel capitale sociale di Airgest. Nell'approfondimento di oggi il presidente di Telesud Massimo Marino commenterà gli ultimi accadimenti sul Vincenzo Florio. Eccoci ritrovati ancora insieme con le nostre notizie. Guardia Costiera e Vigili del Fuoco hanno celebrato questa mattina la loro protettrice, si tratta di Santa Barbara. Militari della Guardia Costiera e Vigili del Fuoco hanno preso parte questa mattina alla messa celebrata alla Cattedrale San Lorenzo, officiata dal Vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli. Presenti le massime autorità civili e militari, al termine della funzione religiosa, il comandante provinciale Giuseppe Merendino e il prefetto Darco Pellos hanno reso omaggio ai pompieri caduti in servizio presso la sede centrale di Contrada Milo. La ricorrenza è anche occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel Trapanese da parte dei Vigili del Fuoco. Incendi in calo quest'anno? Sì, quest'anno è stato un anno impegnativo, ma rispetto agli anni passati, gli ultimi 2 o 3 anni, abbiamo ottenuto dei risultati migliori. Sicuramente le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato, però l'azione di prevenzione svolta dai vari corpi dello Stato sotto l'egida del prefetto, la firma di convenzioni che ci hanno consentito di lavorare insieme noi, Corpo Forestale Regionale, l'Aeronautica Militare, l'Esercito, le Forze dell'Ordine, per poter controllare il territorio per tempo, hanno consentito di limitare gli incendi e le aree coperte dall'incendio nel territorio. Abbiamo valutato che circa il 20% in meno di territorio sia stato attraversato dall'incendio. Speriamo che nei prossimi anni si possano ottenere ancora altri risultati. Purtroppo l'autunno invece ci ha portato dei disastri. Per fortuna la nostra provincia non ha avuto i lutti delle province limitrofe. Se abbiamo portato aiuto ai colleghi a Palermo e ad Agrigento, e lì purtroppo ci sono state diverse vittime. Da noi, un po' per fortuna, un po' per l'ardimento dei ragazzi, dei Vigili del Fuoco di Trapani, siamo riusciti a evitare a Mazzara del Vallo le vittime. Speriamo che l'attività di prevenzione, di pianificazione possano evitare anche queste nuove situazioni, perché purtroppo questi eventi meteorologici pare possano ripetersi negli anni sempre più con violenza. Continuano intanto i controlli della Polizia Municipale di Trapani nell'ambito dell'attività per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Questa mattina gli agenti di Polizia Municipale del Commissario Bosco hanno effettuato un sequestro di piante, stelle di Natale in via Villa Rosina. Oltre al sequestro della merce è scattata una sanzione di 308 euro. I carabinieri di Marsala hanno arrestato Claudio Parrinello, di 45 anni, sottoposto ad un controllo è emerso che era destinatario di un ordine di custodia cautelare, dovendo scontare in carcere un anno di reclusione per il reato di evasione. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato rinchiuso nelle carceri di Trapani. Un tunisino è stato arrestato dai carabinieri di Mazzara del Vallo con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I carabinieri di Mazzara del Vallo fanno luce sulla rapina commessa lo scorso 16 settembre, arrestando uno degli autori. In manette è finito un tunisino che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. Assieme a un complice avrebbe rapinato 2 minorenni mazzaresi mentre stavano passeggiando in via Toscanini. Le vittime sono state anche picchiate. Il colpo ha fruttato ai responsabili, fuggiti poi a bordo di uno scooter, 70 euro e un orologio. Le indagini dei carabinieri hanno preso il via in seguito alla denuncia presentata dai genitori dei giovani aggrediti e derubati. Le risultanze investigative sono state condivise dal Tribunale dei Minori di Palermo, che ha emesso nei confronti del nordafricano l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sempre a Mazzara del Vallo un arresto per rapina è stato eseguito dalla polizia, in manette è finito un minorenne tunisino. Assieme ad altri complici ancora ignoti avrebbe rapinato 2 coetanei impossessandosi della somma di 15 euro e dei telefonini cellulari delle vittime. È accaduto a Mazzara del Vallo, dove un minore tunisino è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Al giovane nordafricano, peraltro, gli è stato contestato di essere il responsabile di un'altra rapina, sempre nei confronti di altro minorenne, al quale gli avrebbe puntato un coltello a serramanico per sottrargli l'orologio. I fatti sono stati commessi tra il 28 e il 31 ottobre.
Le indagini della polizia hanno preso il via in seguito alle denunce sporte dalle vittime dei due episodi di violenza. Le risultanze investigative sono state condivise dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Palermo, che ha messo a carico del tunisino il provvedimento restrittivo. Ora il giovane è rinchiuso alla Malaspina. Frattanto proseguono le indagini della polizia per individuare i complici dell'indagato. Una breve pausa per noi, torniamo subito dopo la pubblicità. Settant'anni di autonomia si sono concluse a Custonaci le iniziative per celebrare il 70° anniversario dell'ottenimento dell'autonomia amministrativa. Borgo dei Presepi dal 7 dicembre al 6 di gennaio torna Erice Natale, previsto un ricco programma di iniziative per un mese e che animerà il centro storico di Erice. E per lo sport, battuta d'arresto per il Marsala in Serie D, la società lilibetana viene sconfitta dalla Palmese per 2-0, in eccellenza il Dattilo strapazza il Castelbuono e il Mazzara invece conquista i 3 punti. Come avete potuto vedere dai nostri titoli, si sono concluse ieri sera a Custonaci, con la presenza dell'assessore regionale Sebastiano Tusa, le celebrazioni del 70° anno dell'autonomia del comune di Custonaci. La cerimonia alla quale hanno preso parte le autorità civili e militari ha avuto come momento clou la scopertura di un busto di Angelo Messina, prima consigliere comunale Ricino e poi sindaco del nuovo comune, considerato il vero fautore dell'autonomia custonacese. 70 anni non sono mica tanti per un comune, sono anzi un comune molto giovane come lo sono tutti i comuni del Lago Ricino, ma siamo molto contenti di questa autonomia che ha determinato il riconfinamento dei Custonaci come territorio politicamente autonomo, e che questo ha consentito ovviamente una crescita e uno sviluppo, tanto che oggi noi ci possiamo avvalere del titolo di città, e il titolo di città non si ha ovviamente perché siamo popolosi, ma si ha proprio per l'operosità e la capacità che ha avuto questa popolazione di affermarsi dal punto di vista sociopolitico, dal punto di vista socio-economico, per le importanti cose che ha realizzato in funzione del territorio, in funzione dell'operosità dei tanti custonacesi. Oggi siamo qui a celebrare questi 70 anni per ricordare intanto che ho avuto l'incipit, lo spunto, l'intuito di distaccarsi dalla madre Erice, con la quale comunque rimaniamo sempre culturalmente legati, ma nello stesso tempo il seminario di oggi guarda un po' alle prospettive future delle autonomie, il significato delle autonomie in una logica oggi che è diversa di quella del passato. Abbiamo pensato di, in 1-2 giorni, di raccogliere diverse iniziative, quindi abbiamo fatto un consiglio comunale aperto ieri. Stamattina abbiamo coinvolto le scuole in una bellissima manifestazione dove erano presenti anche la fanfara dei bersaglieri. E nel pomeriggio concluderemo appunto attraverso questa conferenza, una stagione da non dimenticare, quindi la conquista autonomista che in qualche maniera ha dato il là appunto a questi 70 anni poi di vita amministrativa del nostro comune. Assessore, una regione che gode dell'autonomia oggi qui a festeggiare 70 anni di un comune che da 70 anni ha ottenuto l'autonomia. Autonomia nell'autonomia, quindi certamente il valore dell'autonomia è un valore importante. Autonomia significa dare ai cittadini la possibilità di decidere il proprio futuro, di discutere, di parlare e quindi di esprimere le proprie idee anche su quella che è la conduzione della cosa pubblica, del proprio territorio. Custonaci è un comune che ha da un bel po' di anni questa autonomia e devo dire che ha dimostrato anche di saperla gestire, perché è uno dei comuni della provincia di Trapani, ma direi della Sicilia, tra i più virtuosi per certi aspetti. Un comune che ha avuto la possibilità di espandersi e di svilupparsi in maniera abbastanza ordinata, un comune molto pulito, che in Sicilia è un fatto abbastanza raro purtroppo, per cui diciamo che è un'autonomia che onora i cittadini, onora gli amministratori, è stata ben spesa e ben utilizzata.
Nel TG di ieri, dando la notizia dell'adesione del consigliere comunale di Valderice Giuseppe Martinico, Fratelli d'Italia, abbiamo erroneamente trasmesso le immagini dell'assessore al bilancio ambiente e protezione civile Giuseppe Martinico. Come già scritto già ieri nel dare notizie in uno dei nostri TG, il Martinico transitato a Fratelli d'Italia invece il consigliere comunale omonimo dell'assessore al bilancio eletto nella lista del sindaco Francesco Scabile, che dunque fa parte della maggioranza. Ovviamente ci scusiamo con l'assessore Martinico per l'errore. Dal 7 dicembre al 6 di gennaio torna nel borgo medievale della Vetta Erice Natale, un'esperienza unica, un modo originale per trascorrere in armonia e serenità i giorni dell'Avvento e delle festività natalizie immersi in un'ambientazione da favola ad Erice. Un clima di festa, un'atmosfera magica e familiare, una miscela di tradizione, presepi artistici, decorazioni natalizie, prodotti tipici locali, artigianato, eventi per i più piccoli, spettacoli itineranti, mostre e concerti. Adulti e bambini verranno trascinati in spettacoli itineranti che daranno spazio all'immaginazione. Si potrà passeggiare tra le vie acciottolate dell'antico borgo medievale e scoprire nella piazza della loggia le ricche idee in regalo e le specialità tipiche gastronomiche ospitate nelle casette in legno dei mercatini di Natale in una romantica scenografia. Sarà tempo di zampogne con la rassegna internazionale di musica e strumenti popolari Zampogne dal Mondo, che si svolgerà quest'anno l'8 e il 9 dicembre. 15 artisti, suonatori tradizionali e giovani interpreti di zampogne e cornamuse provenienti da regioni italiane e dall'estero scalderanno le strade del centro storico del paese. 25 presepi saranno l'elemento centrale di Erice e Natale, un itinerario attraverso scenari inconsueti, un unico grande racconto della natività tra fede e tradizione. Il pubblico avrà tra le mani un utile vademecum per conoscere i presepi messi in scena nel borgo medievale di ogni forma e grandezza, dai più piccoli a quelli delle dimensioni monumentali localizzati ovunque, nei cortili aperti ai visitatori dai generosi proprietari. Sarà possibile ammirare presepi naif, natività barocche con i re magi, natività in ceramica, presepi creati con i materiali più disparati, dai più semplici ai presepi d'autore, segno di creatività e di originalità della gente del luogo. Negli spazi del Polo Museale Cordici di Erice sarà allestita la mostra Rosso Corallo e l'arte presepiale del maestro Platimiro Fiorenza, presepi in corallo dell'ultimo dei maestri orafi corallai, patrimonio di conoscenze artigianali del popolo trapanese, inserito dall'UNESCO fra i tesori umani viventi. Ad Erice, la notte dell'ultimo dell'anno, si brinderà e si ballerà in piazza a ritmo di musica e si aspetterà il countdown per brindare al nuovo anno tra le meraviglie dei giochi pirotecnici. L'Epifania, con i suoi simboli e le sue tradizioni, è una festa di rinnovamento e sarà rallegrata da laboratori, parate, tombolate teatrali per i più piccoli. E adesso invece il meteo. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà poco nuvoloso, le temperature saranno comprese tra i 15 e i 18 gradi con venti che soffieranno da nord-ovest. Il mare sarà mosso, in serata i venti saranno sempre di maestrale. Per domani mattina è previsto cielo sereno, i venti soffieranno da nord-est, le temperature minime saranno attorno ai 13 gradi, sui 18 gradi le massime. Il mare sarà mosso con i venti che soffieranno da nord-est. E adesso invece gli appuntamenti. Questa sera alle 20.30 e di replica a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di Basker, Remer Treviglio, Ciubi contro il Trapani. Pubblicità per noi e poi ovviamente torniamo con lo sport. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio, allenamento pomeridiano per il Trapani che si prepara alla sfida al vertice contro la Juve Stabia. Al termine della partita con la Viterbese ha parlato il centrocampista Marco Toscano. Ascoltiamo. Un
punto guadagnato, però dobbiamo uscire arrabbiati da questa partita, perché sicuramente abbiamo sbagliato l'atteggiamento nel primo tempo ed è importante non subire il secondo gol nel finale della prima frazione, perché poi magari non andando sotto di due gol si poteva recuperare la partita e anche vincere. Non è una magia, perché lui lavora sempre duro in allenamento, quindi poi cercava tanto questo gol e finalmente è arrivata una doppietta pure per lui, perché gli fa morale. Comunque niente, atteggiamento, solo l'atteggiamento è cambiato. Come hai detto tu, gli uomini era sempre lo stesso modulo, le stesse posizioni. Soddisfatto, però ti ripeto, potevamo pure vincerla, quindi bisogna lavorare già da domani e pensare alla US Cup, che è una partita altrettanto tosta. E adesso invece facciamo il punto sul campionato di Serie D ed Eccellenza. In Serie D si è giocata la 13ª giornata. Il Bari scuote la Nocerina con un sontuoso 4-0, mantenendosi saldo in testa alla classifica a quota 33 punti, seguito dalla Turris che ha stravinto 5-1 col Gela. Con la sconfitta per 2-0 con la Palmese, il Marsala perde un po' il passo, appaiandosi a 22 punti con Palmese e Nocerina e stabilendosi al quinto posto. Per il prossimo turno il Marsala sarà di scena a Gela, mentre il Bari sarà ospitato dal Portici. La Nocerina se la vedrà col Messina, penultimo della classe, e la Palmese affronterà la Città Novese. Anche in Eccellenza si è giocata la 13ª giornata. Si mette sempre peggio per il Marsala 1912, che dopo le turbolenze societarie incassa un sonoro 4-0 dal CUS Palermo. Vittoria del Dattilo in trasferta a casa dell'ultima, il Castelbuono. Anche il Mazara vince e conquista il quarto posto, 2 punti sopra il Dattilo, 3 punti anche per l'Alba Alcamo, che si tiene a metà classifica. Nella zona calda invece il Castellammare Calcio 94. Interessante il prossimo turno, che vedrà il Marsala 1912 alle prese col Caccamo e il Dattilo con il Partinico Audace. Il Mazara giocherà in trasferta contro il Città Sant'Agata. Virgi ed il Pozzo di San Patrizio. I sindaci rimandano al mittente l'invito del governatore per entrare nel capitale sociale di Airgest. Il nostro presidente Massimo Marino commenta così gli ultimi accadimenti del Vincenzo Florio. La visita di venerdì scorso ha provocato un piccolo terremoto. Prima le dimissioni di Elena Ferraro dalla CDA Airgest perché non avrebbe requisiti di legge, poi la presa di distanza dal presidente della regione Musumeci per il dilettantismo con cui avrebbe gestito la prima visita istituzionale in provincia. Questi i termini usati dal primo cittadino di Marsala, Alberto Di Girolamo, dopo l'idea di far entrare i comuni con quote nella società di gestione lanciata nella improvvisata conferenza stampa tenuta al Vincenzo Florio. Un'idea buttata lì senza alcuna condivisione, arrivata dopo lo smacco del mancato invito ai sindaci e per un argomento così delicato come quello del rilancio dello scalo, dopo tanti sforzi fatti dalle amministrazioni negli anni per l'azione di co-marketing. Un affronto già stigmatizzato dal presidente del distretto turistico Giuseppe Pagotto e criticato duramente da Di Girolamo per il dilettantismo con cui è stata gestita la proposta. Il giorno dopo era stato il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, a cassarla come una boutade bella e buona, visto che sostanzialmente sarebbe per le esauste casse comunali come buttare denari in un pozzo di San Patrizio, visto le prospettive incerte e soprattutto l'esperienza passata dei bilanci Airgest. Chi scrive ha sempre pensato che non sarebbe stato male per le maggiori amministrazioni della provincia entrare nel capitale sociale della società di gestione, ma effettivamente è assai difficile dare torto oggi ai primi cittadini riluttanti all'idea. Al netto dei numeri che vorrebbero lontanissimo il break-even finanziario assestato su 2 milioni e passa di transiti l'anno, sembra ancora più lontano quello di prospettiva. Infatti la mission più gettonata, cioè fare sintesi con Puntaraisi, sembra più una consegna d'armi senza trattativa nella perenne guerra Trapani-Palermo, dove quest'ultima la farebbe ancora una volta da padrona, ben oltre la fisiologica dimensione territoriale, anche per un inesistente
argine politico della nostra reputazione regionale, oggettivamente fantasma a prescindere da qualche uscita di circostanza. Insomma, una visita che ha lasciato l'amaro in bocca più che dato speranza. Ed in effetti per l'organizzazione e i contenuti è difficile dare torto ai primi cittadini. Per il territorio invece si spera nel management Airgest, ormai praticamente ridotto al solo presidente Paolo Agnus, visto che la regione ancora una volta sta dando il peggio di sé nella sua pachidermica lentezza per la mancanza di nomina dei due membri di commissione che dovrebbero ricostruire il plenum per procedere al bando del nuovo direttore generale, figura strategica allo scalo. La chiusura delle trattative con le nuove compagnie interessate alle tratte, da e per Birgi, darebbero speranza al territorio, che viceversa non avrebbe scampo, non potendo sostenere un'altra tragica Summer 2019. Seconda edizione del nostro TG, cominciamo subito parlando di raccolta differenziata porta a porta che partirà nel comune di Trapani a partire da gennaio. Ieri a Palazzo Dalì è stato presentato il nuovo servizio e in fase di avvio la distribuzione dei contenitori. Il nuovo sistema di raccolta differenziata è stato illustrato dal sindaco Giacomo Tranchida e dall'ingegnere Giovanni Picone di Energetica Ambiente, la società che si è aggiudicato l'appalto della SRR Trapani Nord. Per presentare le modalità del servizio porta a porta, ieri a Palazzo Dalì si sono tenuti due incontri. Il primo di mattina con gli amministratori di condominio, il secondo nel pomeriggio con i rappresentanti delle associazioni presenti nel territorio, dei comitati di quartiere e dei gruppi spontanei di cittadini. L'amministrazione comunale ed Energetica Ambiente puntano a coinvolgere tutte le realtà presenti nel territorio, comprese scuole, parrocchie e centri sociali. Ci sono infatti da distribuire i contenitori per le differenziate alle 28.000 utenze. Dopodiché il servizio entrerà nel vivo. Ma il passaggio dal vecchio al nuovo sistema avverrà gradualmente, procedendo per step. Si partirà dalle frazioni sud e dal centro storico per poi arrivare nel resto del centro urbano fino ai quartieri popolari, mentre attività commerciali inizieranno da subito con il nuovo sistema di conferimento negli appositi bidoni che saranno registrati all'utente a cui sono stati assegnati. Pensiamo innanzitutto alle zone e alle frazioni sud del territorio trapanese e dunque da Locogrande a scendere verso il centro della città e dal centro storico a salire fino ai quartieri popolari. Si inizierà al pari con tutte le utenze commerciali, dalla ristorazione alla grande distribuzione. Si passerà poi alle utenze condominiali. Insomma, ci sono 28.000 utenze, cittadini, famiglie, attività commerciali da coinvolgere. I contenitori saranno consegnati da Energetica Ambiente. Al contempo sarà avviata una massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione. Tra le priorità, oltre la distribuzione dei contenitori per la differenziata, c'è la necessità di far conoscere a tutti le corrette modalità di raccolta, come rimarcato dall'ingegnere Giovanni Picone, che si è soffermato sulla affidabilità del servizio e al contempo sulla necessità di coinvolgere tutte le realtà che possono dare una mano nell'avvio del nuovo servizio, che, secondo quanto prospettato dal sindaco Tranchida, dovrebbe entrare a regime in tutto il territorio comunale già a metà febbraio. Gradualmente i cassonetti verranno tolti nel momento in cui in maniera massiccia si arriverà nelle case delle abitazioni dei traponesi a consegnare i piccoli contenitori per la raccolta differenziata e dunque partirà il servizio. Torno a ripetere, partiremo per zone della città, non partiremo ovunque perché il rischio è che facciamo un po' troppo, insomma, non dico di confusione, ma che ci sia una disorganizzazione generale. Accanto a questo partirà una massiccia campagna informativa e di sensibilizzazione per imparare, oserei dire, perché a Dio molti già sanno come si fa, il modo corretto per fare la raccolta differenziata. E da lì a cascata poi insomma cercheremo anche di mettere su delle altre azioni che sicuramente hanno un solo obiettivo, quello di rendere Trapani più pulita, se Trapani è più pulita è più bella. Oggi è Santa Barbara, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco hanno celebrato questa mattina la loro protettrice.
Militari della Guardia Costiera e Vigili del Fuoco hanno preso parte questa mattina alla messa celebrata alla Cattedrale San Lorenzo, officiata dal Vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, presenti le massime autorità civili e militari. Al termine della funzione religiosa, il comandante provinciale Giuseppe Merendino e il prefetto Darco Pellos hanno reso omaggio ai pompieri caduti in servizio presso la sede centrale di Contrada Milo. La ricorrenza è anche occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel Trapanese da parte dei Vigili del Fuoco. Incendi in calo quest'anno? Sì, quest'anno è stato un anno impegnativo, ma rispetto agli anni passati, gli ultimi 2 o 3 anni, abbiamo ottenuto dei risultati migliori. Sicuramente le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato, però l'azione di prevenzione svolta dai vari corpi dello Stato sotto l'egida del prefetto, la firma di convenzioni che ci hanno consentito di lavorare insieme noi, Corpo Forestale Regionale, l'Aeronautica Militare, l'Esercito, le Forze dell'Ordine, per poter controllare il territorio per tempo, hanno consentito di limitare gli incendi e le aree coperte dall'incendio nel territorio. Abbiamo valutato che circa il 20% in meno di territorio sia stato attraversato dall'incendio. Speriamo che nei prossimi anni si possano ottenere ancora altri risultati. Purtroppo l'autunno invece ci ha portato dei disastri. Per fortuna la nostra provincia non ha avuto i lutti delle province limitrofe. Se abbiamo portato aiuto ai colleghi a Palermo e ad Agrigento, lì purtroppo ci sono state diverse vittime. Da noi, un po' per fortuna, un po' per l'ardimento dei ragazzi dei Vigili del Fuoco di Trapani, siamo riusciti a evitare a Mazara del Vallo le vittime. Speriamo che l'attività di prevenzione, di pianificazione possano evitare anche queste nuove situazioni, perché purtroppo questi eventi meteorologici pare possano ripetersi negli anni sempre più con violenza. Un arresto per rapina è stato eseguito dalla polizia di Mazara del Vallo. In manette è finito un minorenne tunisino. Assieme ad altri complici ancora ignoti, avrebbe rapinato 2 coetanei impossessandosi della somma di 15 euro e dei telefonini cellulari delle vittime. È accaduto a Mazara del Vallo, dove un minore tunisino è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Al giovane nordafricano, peraltro, gli è stato contestato di essere il responsabile di un'altra rapina, sempre nei confronti di altro minorenne, al quale gli avrebbe puntato un coltello a serramanico per sottrargli l'orologio. I fatti sono stati commessi tra il 28 e il 31 ottobre. Le indagini della polizia hanno preso il via in seguito alle denunce sporte dalle vittime dei 2 episodi di violenza. Le risultanze investigative sono state condivise dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Palermo, che ha messo a carico del tunisino il provvedimento restrittivo. Ora il giovane è rinchiuso alla Malaspina. Frattanto proseguono le indagini della polizia per individuare i complici dell'indagato.